Carissimi amici italiani, oggi parliamo della Parashat Shemot, che è il libro Shemot, Exodus. E iniziamo veramente di diventare un popolo in questa Parashat. L'inizio del nostro leader, il più grande profeta che ha mai esistita, che è Mosè. La storia di Mosè, la storia della sua nascita, la storia del suo padre e la madre si divorziano perché non vogliono avere un figlio, perché il faraone prende i figli maschi e li butta nel Nilo, e Pua e Scifra, che veramente sono Miriam, la sorella e la mamma Yochebed, sono i midwife, sono le donne che dicono: ma le donne ebree sanno quello che fanno, e quando noi arriviamo, i figli sono già nati. Allora, così stanno salvando tantissimi, tantissimi bambini ebrei. La storia del popolo inizia veramente con il discorso che Mosè inizia la sua vita in esilio, perché dopo i primi 3 mesi che la mamma non può più nasconderlo, Miriam lo mette nel Nilo. La figlia del faraone lo vede, lo porta a casa, la mamma lo dà il mangiare, e veramente dall'inizio la luce, il segno, la circoncisione del bambino non si deve fare perché è venuto al mondo già con la circoncisione. Yochebed, la mamma, vede immediatamente che quello non è un figlio qualsiasi, che è una luce che accende tutta la casa quando lui è nato. Ma anche la figlia del faraone vede immediatamente che è un bimbo ebreo e non lo butta. Va contro il discorso del suo padre e prende questo bambino e lo cura con il latte della mamma e lo ama. Ma il figlio Mosè vive dall'inizio in un mondo di Galut. Cresce nel palazzo del faraone. Che cosa vede? Vede Galut, vede tutto quello che è il pop del faraone, la illustricità del faraone, vede la magia del faraone, ma in tutto quello il fuoco dell'ebreo, l'amato popolo, sta dentro di lui, e quando lui esce e vede quello che sta succedendo alla sua gente, immediatamente
prende la parte della gente, vede che la sua gente stanno soffrendo e lui ammazza un egiziano. E con questo inizia tutta la storia che lui se ne va, incontra a Zipora, la figlia di Itro, due bambini nascono, e qui Hashem vede Mosè il pastore che per un piccolo del suo fiocco di animali va per bere, e lui corre dopo di lui e dice: ma non sapevo che tu stai andando via per cercare acqua. E prendi la pecora nelle mani e la porta agli altri. E Hashem dice: ma se tu sei così con una pecora, così è il tuo carattere, e quello sarà anche il tuo modo di essere con il tuo popolo. Tu sarai la persona che porta via il popolo dalla schiavitù. Mosè non vuole, fa tante scuse, e una delle scuse certamente è il discorso della sua voce. E la sua voce è un difetto. Non può parlare. Ha un grande difetto e si sente molto inferiore per questo difetto, ma Hashem lo dice: ma io ti sto mandando, io sono con te, le tue parole sono i miei. Non sei tu che decide chi sei, ma sono io che sono con te. Come lui ha detto a Yaakov: sono io che vado con voi in Egitto, non temere, io sono accanto a voi e io faccio il vostro padre, io guardo il mio popolo. Ma non siamo più al tempo di Giacobbe, non siamo più al tempo di Yosef, siamo con un altro re. Siamo con un personaggio che non gli interessa gli ebrei, ma gli interessa quello che loro stanno crescendo, stanno diventando più grande degli egiziani, e lui ha paura. Se andiamo in una guerra, quelli vanno a combattere contro di noi, allora facciamo la loro vita un inferno. Ma perché? Perché siamo stati amici? Abbiamo vissuto insieme? Sono passati generazioni? E che cosa c'è? Perché adesso ci odio? Perché adesso non ci vuoi più bene? Ma se non capisce tutto, e lui dice a Mosè:
Non devi preoccuparti, io sono con te. E tu vai. È la fine del discorso. Mosè non può dire no a Hashem. E lui va con la moglie, con i figli in Egitto. Aaron e suo fratello. E la sua voce, il suo parlare. Vanno a parlare con parole e lui fa in modo ancora più male al popolo. E il popolo dice: ma dimmi una cosa, chi sei e perché sei venuto? Ci fai stare ancora peggio di prima. Allora così sentiamo la storia. Il Chumash discute e i Chachamim ci fanno capire. E Rashi ha i suoi discorsi e noi entriamo nello Zohar. E per me questa parasha probabilmente è la più importante, perché ci dà una vista profondo, profondo. La storia è una storia di miracoli ed è una storia di dolore, ma nello Zohar stiamo arrivando a altri punti. Quello che voglio dirvi veramente, e lo dico sempre, è in questo momento. Voglio farlo capire. Ci sono tantissime cose da discutere nello Zohar e ci sono molti pezzi che ho potuto scegliere per la nostra discussione qui, ma ho scelto una cosa che i rabbini non lo discutano. Io sono veramente sicuro che non avete sentito, perché non fa bene, non vi dà un buon sentimento. Io non sono qui per farvi stare bene, io sono qui per farvi insegnare delle cose che ritengo che gli altri non vanno a dirvi, ma che ritengo che sono importantissimi per capire perché il nostro popolo sta come sta, soffre come soffre. Perché inquisizioni, perché espulsioni, perché olocausto, perché stiamo soffrendo antisemitismo, perché il mondo ci ha con noi. Amici, dire che il Dio, che è il nostro padre, il Dio che ci ama, il Dio che ci ha dato i 10 comandamenti, il Dio che ci ha dato la Halakha, la Torah, ma anche sta dando a noi
molto, molto pena. Perché? Perché ci sono tutte queste cose che lui ci ama e noi siamo il suo popolo? Ma perché? È facile a dire, non c'è Dio. Io sono sicuro che non c'è Dio perché un Dio che ci ama, che siamo il suo popolo prediletto, non farà queste cose a noi. E io non mi oppongo a nessuno e non dico giusto, non giusto, perché giudicare per me non è quello che sono qui a fare. Io sono qui a insegnare delle cose che vanno a rendere un altro aspetto e che vanno a dare a voi delle risposte che possibilmente o probabilmente non avete pensato, non sapete, non avete imparato, nessuno lo discute. Perché noi viviamo in un mondo di benessere, un mondo che vogliamo stare bene, un mondo che voglio vedere, vogliamo vedere le cose belle e le cose brutte. Ci sono fin troppe. È giusto. Avete ragione. E quello che penso è che quando finisco questo pezzo dentro il Zohar che ho tradotto parola per parola, voi vi rendete conto di un'altra realtà, una realtà profondo. Il discorso cabalistico, il discorso umano, il discorso ebreo. Dopo che finisco, io non ho niente più da dire. Perché qui il Rabbi Shimon Bar Yochai, l'autore della Kabbalah, ci dice tutto. Vi chiedo di per favore condividere questa informazione con i vostri amici. Veramente, veramente è importante che noi sappiamo le ragioni per le cose. È importante di studiare, è importante di essere informati ed è importante di sapere che cosa è un ebreo. E che cosa è la sua responsabilità nel mondo e perché Hashem ci insegna e chiede di noi di essere diversi, speciali, e per quello ci ha scelto, e per quello noi siamo un popolo di Kedusha, un popolo di santità. Allora,
Soncino Zohar Parasha Shemot 3a 3b nel libro di Exodus, pagina numero 7. Quello ovviamente è inglese e questa è la traduzione. Ci sono tre tipi di uomini che guidano via la Shrina dal mondo, rendano impossibile per il santo benedetto Elisea di fissare la sua dimora nell'universo e causando la preghiera di essere senza risposta. Uno è colui che convive con una donna nei giorni della sua separazione. Non vi è alcuna impurezza paragonabile a questo. Si contamina se stesso e tutti collegati con lui. Il bambino nato da una tale unione è difforme in impurità, assorbe lo spirito di impurità e tutta la sua vita si fonde nell'impurità e sulle impurità. Successivo è colui che giace con una donna pagana perché profana il presente, il segno sacro del patto che costruisce il supporto del nome sacro e l'essenza della fede. Non appena il popolo si prostituta con le figlie di Moab, l'ira del Signore si accese contro Israele. I capi del popolo, che non si sforzano di impedire loro, sono stati i primi ad essere puniti e in ogni generazione è il leader che sono i leader che sono fatti responsabile di tutti i membri della comunità per quanto riguarda la profanazione del segno del patto che è sole e scudo. Come il sole illumina il mondo, così fa il santo segno dare luce al corpo e come lo scudo protegge, così fa il santo segno colui che si tiene in purezza ed è custode del segno sacro e protetto dal male, ma che trasferisce questo segno della santità in un strano dominio, rompe il comandamento: non avrai altri dei oltre me. Per negare il figlio del re equivale a negare il re stesso. Il prossimo è colui che evita di proposito
il seme di venire a buon fine, perché distrugge la lavorazione del re, e così fa sì che il santo discostarsi dal mondo. Questo peccato è la causa della guerra. La carestia è la peste e impedisce la Shrina di trovare qualsiasi spazio di sosta in tutto il mondo. Per questo abomini lo spirito di santità. Guai! Guai a chi fa questo. Sarebbe meglio che non fosse mai nato. È stato contato agli israeliti per la giustizia che, anche se in esilio di Egitto, si sono tenuti liberi da questi peccati e, inoltre, senza paura, adempiuto il comando di aumentare e moltiplicarsi. Questo li ha resi degni di essere liberato. Non ho niente da dire a proposito di quello. L'ho già detto tutto prima. L'unica cosa che vorrei aggiungere è di per favore sentirlo 2 o 3 volte, di prendere le parole e di guardare la nostra vita. Chi siamo come ebrei? Che cosa abbiamo fatto? Come viviamo in questo mondo? E come abbiamo vissuti? E io sono sicuro che con il pianto e con le lacrime e con la preghiera e con il capire e con la tshuva, Hashem va a ascoltare le nostre preghiere, va a sentire e va a salvarci ancora. Vi auguro una buona settimana, una settimana di pace, una settimana di luce, una settimana di grande fede. Ci sentiamo la settimana prossima. Io prego di condividere. Grazie. Shalom.